Vediamo se riuscite a capire cosa usano questi ragazzi per attaccare il monitor al muro prima che lo stacchino e vadano ad attaccarlo da qualche altra parte. Non sembra colla. Forse è del nastro adesivo. Ma se non è neanche questo, allora di che si tratta? Mi chiamo Michael Bartlett. E io sono Dan King. Gli inventori della pelle di Geco. Questa è la pelle di Geco. La sua caratteristica è che toccandola non è appiccicosa come il normale nastro adesivo. Al tatto la pelle è morbida, sembra un materiale plastico. Rispetto a un normale pezzo di nastro adesivo, l'effetto della colla che si percepisce quando staccate il dito dal nastro è completamente assente con la nostra pelle di Geco. Ma se la pelle non è collosa, come si sostiene il monitor sul muro? La parola agli esperti. Il materiale si ispira alla pelle del geco. Gli scienziati hanno scoperto il segreto del geco. Tutto è dovuto alle forze di Van der Waals, delle interazioni che nascono quando le molecole sono molto vicine tra loro. Le molecole sono costituite da atomi che hanno una carica centrale positiva e da elettroni carichi negativamente che gli ruotano intorno. Poiché gli elettroni si muovono casualmente, può succedere che un lato della molecola divenga leggermente negativo e l'altro lato leggermente positivo. La conseguenza di questo fenomeno è la generazione di una forza d'attrazione molto debole fra le molecole. Il geco sfrutta questo fenomeno grazie a sottili setole che ricoprono le dita delle sue zampe. Come avranno replicato la zampa di un geco in laboratorio? Hanno usato due materiali fondamentali. Il primo è un morbido elastomero. Un elastomero è una sostanza gommosa che in questo caso svolge il ruolo delle sottili setole poste sotto le zampe del geco. Raggiunge tutte le più piccole fessure e crea le forze di Van der Waals. L'elastomero viene poi associato a un tessuto in fibra di carbonio che fornisce alla pelle di geco la resistenza necessaria per sostenere oggetti pesanti. La pelle di geco sembra attaccarsi a qualsiasi materiale, ma riuscirà a sostenere il peso di un uomo? Forza, Dan e Mike, proviamo! Per la prima volta, la pelle di geco sosterrà il peso di una persona. Tutto quello che dobbiamo fare è applicarla su una superficie e poi passare un dispositivo a rulli su tutta la pelle di geco per assicurarci di avere un buon contatto su tutta l'area. Oggi abbiamo con noi il forzuto Mike che eseguirà alcune trazioni alla sbarra. Ecco qua! La pelle di geco resiste a valori di trazione molto elevati, pari a 3 kg per centimetro quadrato, e può essere completamente riutilizzabile subito dopo. Questo materiale è pazzesco, impressionante, non è una colla, ma si attacca a tutto, e questo perché la biologia è fantastica.